quei due sul server avete l'affiliazione con G2A e siete pieni di soldi. Come spendete i soldi di G2A? Allora, non siamo pieni di soldi, ma qualcosa ci è arrivato con G2A, ok? Quindi abbiamo guadagnato qualcosina. E siccome non vogliamo prendere i soldi, vogliamo rispenderli, abbiamo deciso di fare questo video. Ma attenzione, perché sappiamo che vi sta sul cazzo quando spendiamo i soldi in giochi belli. Perché rosicate, no? Ma vabbè, voi con l'affiliazione... E quindi adesso andiamo a vedere. Quindi invece di comprare Kingdom Come Deliverance... Che ho già comprato per i fatti miei e che mi sembra una merda, posso dirlo? No, ti sembra? Mi sembra, poi non lo so, a me sembra una merda, poi vedremo. Non l'ho ancora provato. Non l'ho ancora provato, però quindi, a naso mi sembra una merda. Invece di comprare questo, andiamo su Gaming, Giochi... E ordiniamo per il più basso. Si possono comprare dei giochi a 10 centesimi? Sì, sì. Adesso vi facciamo vedere come e perché poi aumenta il prezzo. Ma posso dire che ho già puntato una cosa? Sì. Posso dire che ho già puntato, perché a me manca un gioco come Dark Shadows. Però mi sa che qui Vediamo. Allora, penso che questo sarà il gioco che proveremo immediatamente. Ah, lo proviamo oggi qua, quindi fra un po' vedete qualche immagine. Noi vi ricordiamo che abbiamo l'affiliazione G2A. Per ottenere dei soldini dovete acquistare tramite il link in descrizione, altrimenti non ci arriva niente. Questo è proprio per onestà intellettuale. Bisogna quindi saperlo. Se però cliccate qui sotto, ci fate un piacere, comprate, poi se vorrete comprare i giochi ci fate un piacere, perché ci arriva una minima percentuale, quella che vi abbiamo fatto vedere l'altra volta, che non viene tolta a voi, assolutamente no. Però questa percentuale ci servirà per rovinarci il tempo libero. Quindi oggi scegliamo dei giochi, ne proviamo uno in questo video e poi li vedrete sul secondo canale molto probabilmente. Noi abbiamo aperto, ci siamo messi a registrare, vedete, stesse maglie, abbiamo scaricato 450 mega, 20 centesimi di gioco. Ma ne voglio sapere di più su questo gioco. About. Allora, Lead and Gold, se non ricordo male, non è un brutto gioco. Lead and Gold, vediamo. L'ho già sentito, non l'ho mai giocato, ma l'ho già sentito e non mi pare sia un brutto gioco. Allora, ci tengo a sottolineare che questo prezzo qua, perché prima avete visto a 10 centesimi, per prendere il gioco a 10 centesimi dovete fare così, vedete ci stanno diversi prezzi, dovete andare su offerte con consegna non immediata, e ci stanno le persone che l'hanno messa in vendita a 10 centesimi. Solitamente ci mette 5 minuti e 24 ore. Noi, per velocizzare il tutto, sceglieremo quello che indicativamente ci dà un prezzo migliore e ci dà la chiave immediatamente. Però per acquistare invece a 10 centesimi si fa direttamente da questa parte qui, cliccando sul carrello direttamente. Okay. Non è quello che faremo noi, lo vogliamo subito sto gioco. Ah, ma questo ci abbiamo giocato! Ci abbiamo giocato, era pure divertente. Ti ricordi quell'FPS con le pistole, avevano i colpi contati proprio a tamburo? Non mi ricordo io, però. No, ci abbiamo giocato. È bello, è un bel gioco, quindi non ha senso che costi 10 centesimi e infatti non lo compriamo per protesta. Giusto. Allora, però Chain Steam Key. No, questo è no, Figment, però questo Ah no, però solo la soundtrack. Ah, solo la soundtrack. Dovete stare attenti anche. Ah, Fault Milestone. Beh, questo è uno di quei giochi dove è giapponese, si intravede. No, però The Deer. Questo l'abbiamo già provato, The Deer. Era il cervo, mi sembra che sono sviluppatori italiani pure. E il cervo che ti spiegava le cose. Vabbè, non è indecente, ma sicuramente quello lì a 18 centesimi. Questo è più costoso. Che in realtà 97. Ah, no. Guardando la grafica, Redez prima ha detto una cosa. Cosa ha detto? Ha detto: ma questo è un gioco vecchio. Ed è stato pubblicato nel 2017. Quindi questo, fai subito un bel acquisto. Acquista. E acquistane due, perché lo voglio anch'io. No, tranquillo, ne prendiamo uno. Perché devi spendere i soldi così? Perché questo, metti che è multiplayer. Ma che cazzo multiplayer? Start. Mi usa sempre sto sfondo. Sempre sto sfondo. C'ho pure il coraggio di caricare, però. Mi aspetto un giocone. Sì, no, pure io. Porca una gran puttana. Secondo. Ma perché? Piano, perché mi. Ma mi buttano nella mischia. No, ma senti, è bello. Quanto è bello sto gioco. Le spade che si compenetrano. No, beh.
Non provavo un'emozione così da tanto tempo. Ma che ma perché c'è? Ma perché ti picchiano? Grazie, signore. No, beh, le animazioni sono la vita, sono l'amore. Ma ce l'hanno tutti con te. Si incazzano pure, vanno pure. Ma tu sei il nemico pubblico, perché te... Gli sto facendo fare un balletto sincronizzato, raga. Andiamo avanti. Ci sta Heaven Island, che abbiamo già provato. Star Chronicles, che non so che cosa sia. Questo è proprio un mattone. Space Barrett, questo pure. C'è un DLC di Shadow of Mordor a 19 centesimi. Test of Power. Tribus. Questo poi me lo compro. Tribus 2 Casey. Tribus no, 2. Tribus 2, quindi esiste anche il primo. Not Turning Back. The Pixel Art Action Adventure Roguelike Steam. È un roguelike. È un roguelike. Pixel. Sì. Anche se questo mi attira un po' di più. Madonna. Però fammi vedere qualche sì, schermata di questo roguelike. Porca troia che... Sei sicuro? Sì. Sì, sì. Secondo sì, me è pure carino. Sì, però è brutto secondo me. A questa ora. Cioè, mettiamo, è carino ma è brutto. Mettiamo... Siamo a quota 2. Vai, vai. Altri giochi. Voglio arrivare a spendere almeno 2 euro oggi. Allora. Abbiamo 999. Non c'è nulla che mi soddisfi. Ballistic troppo. Protection. Però questo volevo vederlo. Tix Tales. Potrebbe essere tutto nulla. Gesù bambino però. Vabbè. No, vabbè, un'avventura grafica. Oggi le skippiamo le avventure. Cerchiamo. Sì, no, azione. Vogliamo l'azione perché nell'azione si trova la qualità più bassa. Chronicles of Dark Lord, vabbè, questa roba che. Però quel Northside a me. In bianco e nero. Questo mi sa tanto di un simulatore depressivo di passeggiata. Ma ti parte da 20 centesimi, vero? Noi lo acquisteremo. Se lo acquisteremo. A 50. Non lo so, non dice niente. Appunto, questa deve essere una palla. Questa è una rottura di coglioni. Lo mettiamo dentro. Questo è proprio pesante il gioco. Ma puoi attaccarli alla moto? Puttana, è difficilissimo. Forse non sei ancora del livello giusto. Ma cosa? Mi hanno buttato qui senza... È un GDL, devi giocare di ruolo. Ma cosa devi... Gioca di ruolo, forza. Così, bravo. Ma non c'è un tasto per parare. No, per esempio se fa il morto stai a fare. Ma non è che entrando nelle opzioni... Cosa mi ha ucciso? Hanno sbagliato il punto d'ingresso, io... brutta la vita. Poca attenzione a questi dettagli. Anche se il titolo, devo dire che regala... Ma non si capisce se entrano i colpi o no. Ah, quando entrano c'è una... Oh, l'ho ammazzata! Lutta al cadavere. Secondo te si può? Porca troia che... È difficile, non si può parare! Ma è proprio brutto, è proprio una merda. Però si può saltare, questo mi regala la grossa soddisfazione a Unity, ma che cazzo ce ne frega noi? Andiamo a bucare le mappe qua. Devo dire che il mondo è vivo. Sì. L'erba spawna a pochi centimetri dalla... Ma come si fa a fare un gioco così? Come ti viene in mente? Ma è finito il gioco? Credo che sia quello il gioco, cioè picchiare gente randomicamente senza poterti parare. Ma la bellezza di Unity che regala grosse soddisfazioni quando esci dalla mappa. Guarda, Madonna! C'è un altro mondo! Ma secondo me è un altro livello. Ah, forse questa è la mappa del secondo livello. Guarda quando siccome... Porca troia. Allora, passiamo avanti. Little Devil. Little Devil, forse. Little. Little Devil, Filthy Stinking Orcs, Orchi Marci e Puzzolenti, che poi è Orcs Must, Madonna. Non ci penso nemmeno. Bravo, prendilo subito. Al costo di 22 centesimi. Abbiamo sicuramente speso più di quello che avremmo dovuto, questo è poco ma sicuro. Larva Mortus stima. Larva Mortus è registrata con una qualità infima. Ma che cos'è? È tipo un... come si chiama? Hatred. Beh, non né carne niente, né pesce, né carne né pesce. No Way Out? Questi due. Tu l'hai giocato No Way Out? Si chiamano tutti quanti No Way Out.
compri, fermo. Basta così. Questo è un altro, è una, un altro uno praticamente. Questo è indecente. È un altro video. Ma è indecente. In totale abbiamo speso 2,79 euro. Però, ma avremmo spendendo sempre il massimo. Però avremmo speso 1 euro. Quindi questi sono 5 giochi. 5 giochi che avremmo comprato a 1 euro. Abbiamo speso i soldi che ci avete in qualche modo dato voi per la roba brutta. E lo faremo ancora. Lo faremo ancora perché è giusto ricambiare il vostro affetto, la vostra voglia di supportarci facendoci male. Questa è la mappa del secondo livello che lui non ha mai sviluppato. Tu dici che ci siano. Scendi giù, guarda, c'è pure una piazza. Cioè, aveva già cominciato a fare la piazza, vedi? Mamma mia. E siccome è uno sviluppatore che sa ottimizzare i giochi, voleva mettere tutti i livelli nella stessa mappa. Abbiamo speso 20 centesimi, anzi un euro questa roba. Però a sorpresa il gioco vale meno di così. Porca troia, sopra uscita dalla mappa, almeno quella la finiamo sull'uscita della mappa. No, non si può uscire dalla mappa perché cazzo enorme, è infinita. È puoi scendere? Sì, ascende, posso scendere, non so se c'è il danno da caduta. Vai, proviamo, danno da caduta io lo escludo. E invece... Che sappiamo sempre più. Poi ci sono due modelli, la donna e il... Guarda come divento imbattibile. No, non riescono a prendermi. Per un attimo si erano sconsolati tutti qua. Chi mi sta... Come mi hai fatto a prendere? No, è fantastico, ragazzi. Non è niente. Guarda che non posso entrarci manco io. Non è neanche brutto, non è niente. Non è nulla sto gioco. Ragazzi, grazie di aver seguito questo primo episodio, questo esperimento su G2A. Io credo che almeno 3 titoli di quelli che abbiamo comprato siano una merda fetida proprio. Però se vi piace l'esperimento, noi ve lo riproporremo mese dopo mese insieme a tutti i giochi di merda che troveremo.